chi vuole il concetto de utenza, nel senso che chi non mi conosce per 30 più anni che va in traffico, no? Se l'utenza è il numero del contatore, così detto, come calcolo di spalmare i soldi da pagare, no? Giusto? L'utenza cosa è per BIM? Allora sì, no, così mi dai l'opportunità anche per spiegare questa cosa. Chi è qui, se dopo prego. Allora voglio dire, se l'utente è il numero di contatore non mi va più bene, perché da esperienza ti dico, da anni di lavoro, mi trovo il condominio che ha ancora un contatore con 5 famiglie che usufruisce del stesso contatore pur pagando l'acqua. Cosa succede? Impossibilità di dividere gli impianti per lavori fatti 50 anni fa, giusto? La mia proposta è questa: bisogna spalmare questi 100 euro obiettivamente secondo il consumo dell'acqua, perché troviamo la vecchietta con 300 euro in pensione che consuma 100 euro all'anno che va a incaricarsi 100 euro al porto del condominio che ti consuma una quantità, e il codice con l'amministratore gli arriva la bolletta 100 euro diviso 5 famiglie, 20 famiglie che l'hanno venduto, non va bene. Se la mia proposta è giusta e valida. Ottimo. Ecco, se è finito, ti ringrazio.